Eccoci, eccoci. Allora, vediamo se si pubblica nel frattempo, se si attiva, che così capiamo se siamo veramente live. Ok, io sì, vi vedo. Ci vedo. Ma anche su Facebook ci vedi? Eccoci, E su Facebook. eccoci. Allora, vediamo se si pubblica nel frattempo, se si attiva. Ok, Ok, allora, veramente live. io sì, vi vedo. Perfetto. Ci vedo. Anche su Facebook ci... Allora, usiamo questi primi Ok, istanti, diciamo, di collegamento giusto per fare le operazioni di condivisione sulle varie pagine interessate, diciamo, al progetto. Ecco, allora, andiamo qui. io dovrei essere riuscito. Benissimo, adesso ci riesco anch'io. Anch'io. E ovviamente avviso ai naviganti, potete seguirci ovviamente nelle varie, come dire, nelle varie pagine collegate, ma se volete interagire con domande e quant'altro, noi le vediamo in tempo reale solo sulla pagina di Maua, per cui solo appunto un... Come dire, una cosa, un'indicazione tecnica, ecco, fondamentalmente. Allora, ci siamo quasi, vediamo se riesco a inserirci anche qua, anche su Bipart, perché non me lo fa condividere. Ok, io sono condivisa. Perfetto. Ok, andiamo. Parte, poi lo sistemiamo. Ok, va bene. Ci siamo, possiamo partire con i saluti, diciamo, di rito. Allora, come dire, questa sera qui con Pao Street Artist, con me ovviamente c'è sempre Chiara Canali. Che insomma lo intervisterà, diciamo, durante questa diretta e aspettiamo anche poi che ci raggiunga Kiki di Street Art Torino, per cui poi saremo, diciamo, al completo. Da che cosa vogliamo cominciare, ragazzi? Innanzitutto. Tanto saluto anch'io tutti e do il benvenuto a Pao, che è il nostro ospite speciale che dà inizio anche agli inviti agli artisti e ai protagonisti del MAUA. E non solo, perché comunque Pao è molto altro, è un artista che ha a che fare tanto anche con la storia della città di Milano. E quindi io inizierei col chiedere a Pao di presentarsi e di raccontarci un po' come è nato il suo lavoro, come ha iniziato a fare i suoi passi nel mondo della street art e anche nel mondo dell'arte. E appunto partirei dal raccontarvi, dal dirvi che appunto quest'anno è venuto a mancare un grande designer milanese che è Enzo Mari, di cui attualmente è in corso anche una mostra alla Triennale di Milano. E la storia di Pao si lega profondamente con questo designer. Ce lo racconterà, adesso ci racconterà le motivazioni, mentre Elena ci mostrerà anche alcune immagini. Sì, ciao a tutti, grazie dell'invito. È un piacere fare due chiacchiere qui, così a distanza, in questo periodo così. Infatti, esatto. Sì, quest'anno è venuto a mancare Enzo Mari, a cui ho un grande debito nei suoi confronti, in quanto è stato l'autore, lui è stato l'autore e l'inventore del paracarro stradale milanese, di cui tutta la città era disseminata e che io ormai 20 anni fa ho preso come supporto preferito dove andare a dipingerci. Li ho Il visti. cosiddetto panettone, tra l'altro, siamo Sì, in tema, in periodo natalizio e... e quindi diciamo suo malgrado, perché non so se ne fosse completamente contento, io l'ho preso come proprio come supporto e ho disegnato quello che è stato la pr le prime opere di street art che ho fatto io a Milano, no? Sostanzialmente i pittini. Sui paracarri.
Questa cosa è andata un po' per gioco, si è trasformata poi, essendo, come spesso capita, no? Nel senso una idea simpatica, nel momento giusto soprattutto, perché la street art in quel momento ancora come termine non esisteva, sì. cioè c'erano i graffiti come ci sono tuttora, il writing, però di street art non si parlava, si incominciava a parlare di post-graffitismo, cioè quindi artisti che dai graffiti stavano cambiando il linguaggio, e i pinguini sono arrivati proprio come una novità assoluta in città. E quindi per me l'idea era quella di fare qualcosa di simpatico, il mio obiettivo era quello di uscire sulla foto del giorno, del Corriere della Sera. Poi le cose sono andate molto oltre le mie più rose aspettative, nel senso che in brevissimo tempo in realtà erano usciti diversi articoli, e poi un po' frequentando i centri sociali, un giro così di artisti, ho incominciato a conoscere quello che è stato il primo nucleo della street art milanese, anche italiana. Quindi ho conosciuto artisti che tuttora praticano. Facevamo questa mostra una volta al mese, che era l'Illegal Art Show, in una piazza di Milano, e chiunque poteva partecipare portando le sue opere. Non c'era distinzione tra pubblico e artisti. L'unica cosa era utilizzare lo spazio pubblico, ma potevi portare anche i tuoi quadretti. In questa mostra sono passati Osmo, si è passato TV Boy, sono passati sai quegli artisti che tuttora sono artisti riconosciuti della street art, così Bo 130, Micro Bo. Quindi questo primo nucleo è stato molto importante, perché da quello che era un gioco, una passione e basta, si è trasformato. Cioè, ho visto che comunque non ero da solo, e credo che per gli artisti sia sempre importante quello di confrontarsi con la scena artistica attuale, quella in cui sei, perché finché dipingi da solo per i fatti tuoi, puoi fare cose molto Certo, belle, ma c'era devi essere. effettivamente un gruppo in movimento a Milano in quegli anni, che poi è uscito allo scoperto, in realtà forse per la prima volta ufficialmente con la famosa mostra del PAC nel 2007, Street Art, Sweet Art, però c'erano già stati tanti appuntamenti di tipo più privato, tante mostre come l'Urban Age Show in via Pestalozzi, insomma tante altre mostre o appuntamenti, le mostre alla Piscina Argelati. Insomma, c'erano diverse occasioni in cui già chi lavorava in strada si incontrava e scambiava così le forme della propria ricerca e comunque del proprio segno sul tessuto urbano. Però poi diciamo che successivamente il tuo lavoro è diventato, cioè è entrato a far parte del sistema dell'arte, perché comunque tu hai iniziato anche a fare mostre in galleria, a realizzare quadri, pur mantenendo sempre però un lavoro anche in strada, insomma, la realizzazione, hai mantenuto sempre questo legame con il tessuto urbano, insomma, con quello che è la superficie del muro. Sì, sicuramente come dicevi tu, il grande salto è stato con la mostra al PAC Street Art Sweet Art. Cioè, nel senso, fino a quel momento c'erano state mostre, avevamo fatto eventi, ma comunque mantenevano un carattere underground, diciamo. Cioè, una mostra molto bella era stata, anzi, più di una. Ogni anno si teneva a Leoncavallo l'Happening Internazionale Underground, che è stata un'occasione per me fondamentale, perché venivano artisti dagli Stati Uniti, da tutta Europa, però era comunque ambito così, diciamo, fuori dai circuiti ufficiali. Illegale comunque anche quello. Con la mostra Street Art Sweet Art, i primi galleristi hanno cominciato a interessarsi al fenomeno, siamo entrati in un museo, quindi c'è stato questo grosso salto. E per me è stata anche, e per tutti quanti, un'occasione, ma anche un'occasione di riflettere su quello che stavamo facendo. Quindi, Certo. proprio con Street Art Sweet Art, io dico che ho iniziato a dipingere su tela, perché dipingendo all'interno del museo cambiava il supporto, ma cambiava anche la percezione dell'opera, la fruizione. È molto diverso dipingere in strada o dipingere all'interno. Quindi ho iniziato un percorso parallelo, che non per forza
però non è lo stesso, cioè, trovo che spesso e volentieri le opere in strada, una volta staccate dal muro, staccate dalla strada e portate all'interno di una galleria, non sempre funzionano. No, infatti secondo me il tuo grande, il talento, insomma, è stato quello di pensare una ricerca parallela, diciamo diversa, pur mantenendo alcuni personaggi, alcuni protagonisti che erano anche in strada, però poi la tua ricerca è andata a costruire un mondo diverso, più illusionistico, perché comunque lavori sulla prospettiva, sull'anamorfosi, cioè c'è tutta una ricerca completamente nuova che viene condotta solo su tela e per il pubblico, diciamo, delle gallerie. Che per assurdo sono lavori che a volte, se portati in strada, magari se in galleria possono piacere e funzionare, si crea anche il problema opposto, no? A volte lavori che funzionano all'interno, portati all'esterno, non riescono a bucare, diciamo, nel senso perché la strada ha un suo linguaggio, che è dove devi dialogare con il traffico, con le luci, con le pubblicità, con l'inquinamento, i rumori, quindi la fruizione è estremamente diversa dall'algida galleria bianca. Certo. Dalle bianche, no? È molto più distratta. Molto più distratta, quindi anche il linguaggio deve essere un pochino più urlato, un po' più squillante, no? Ovviamente, altrimenti rischi di non essere visto sostanzialmente. Anche nei colori, magari. Scusa. Come? Anche nei colori, dico, quindi, immagino. Sì, assolutamente. E in più c'è un tipo di pubblico, secondo me, che cambia molto, nel senso che in strada tu devi pensare che stai parlando a un pubblico il più vasto possibile, che va dal bambino di 3 anni... Al nonno che ne ha 90, no? Nel senso, io cerco sempre di fare qualcosa che a un primo acchito, almeno al primo impatto, possa suscitare comunque un piacere, un po' di simpatia, cioè pensando proprio che debba essere comprensibile a tutti quanti. Certo, io vorrei chiederti com'è nato il lavoro che è all'interno del progetto MAUA, perché ovviamente Pao è stato invitato perché una sua opera è all'interno del percorso del quartiere Niguarda. Ed è appunto un murale, se anche parecchio d'impatto, parecchio grande. Sì, è stata una commissione. Adesso lo mostriamo. Voi parlate pure. È stata una commissione di questa azienda che ha questa palazzina che dà sopra un piccolo giardino visibile da tutti, cioè visitabile, eccetera. Quindi una bellissima superficie. E l'azienda, la TVT, compiva 20 anni, voleva fare un evento che potesse avere un riscontro anche in città, eccetera. E quindi ha fatto un piccolo, ha chiesto un po' di artisti. E alla fine gli ho proposto questo tema un po' con i miei personaggi, molto giocoso, a tema cloud, diciamo, cioè loro si occupano di tecnologia, internet, technology, e quindi io l'ho interpretato a modo mio, insomma, in questo modo. È interessante perché appunto dando su un giardino, secondo me, hanno trasformato quello che era una parete grigia, anche abbastanza imbrattata, in uno spazio che è comunque più interessante. Assolutamente, quindi, infatti torna il pinguino, tornano l'uccellino, ci sono un po' quelli che sono anche i protagonisti dei tuoi lavori. E comunque c'è però la città di Milano, il grattacielo e questo omaggio, insomma, ai 20 anni. Sì, però è molto, molto delicato, c'è solo un 20 che indica, esatto, il compleanno, diciamo, però... Quello appunto sulle commissioni magari delle aziende bisogna sempre un po' discutere, no? Sul limite tra quello che è creatività, arte e invece mera pubblicità. È un tema molto interessante. Certo, infatti, assolutamente. E ogni volta va ridiscusso, oltretutto, cioè il limite è sempre mobile. Ecco, e sul lavoro di Paolo è stato realizzato poi un progetto di realtà aumentata. Adesso esatto. Vediamo il... Dovrebbe partire. Voi sentite l'audio fortissimo, sì? O no? No, bene. Giusto. Ok. Sono Paolo Boni e studio Design Engineering al Politecnico di Milano. Mi è stata assegnata l'opera di Pao, che si trova in Viale Jenner, in zona Niguarda,
che è un graffito rappresentante una nuvola da cui fuoriescono diversi oggetti, tra cui pinguini, vermi, bolle. Io ho voluto dilatare questa azione facendo esplodere tutti questi oggetti. Vorrei che lo spettatore rimanesse stupito da questa realtà aumentata e infatti ho voluto introdurre dei razzi che lo sfiorano piuttosto che gli vanno addosso e vorrei appunto che sentisse parte della scena. No, ricordiamo che tra l'altro tutte le opere in realtà aumentate del percorso MAUA sono nate attraverso un progetto partecipativo per cui sono stati coinvolti dei giovani creativi che hanno partecipato a dei workshop formativi, hanno appreso o migliorato gli strumenti. Salutiamo Kiki Arrivata intanto, qui. benvenuta. Ciao, benvenuta. Ciao ragazzi, Ciao, ciao, ciao. Io sono stavo raccontando come nascono, come sono nati i progetti in realtà aumentata del percorso MAUA. Quindi è stato fatto un percorso, un progetto partecipativo, sono stati coinvolti dei giovani creativi che hanno appreso attraverso dei corsi di formazione gli strumenti più idonei per creare dei contenuti sui lavori che sono stati mappati in precedenza nei vari quartieri di Milano e anche di Torino a questo punto, perché è stato il progetto MAUA successivo. E quindi, insomma, è molto importante questo rapporto che si viene a creare con tutto un gruppo di lavoro che possono essere le scuole, i giovani creativi, che a loro volta poi partecipano alla creazione di questo progetto. E l'aspetto partecipativo è un elemento fondamentale anche in molti dei progetti di PAO. È vero? Allora vorrei partire dal progetto del Remake Festival. Che è Ah, stato ok. realizzato nel 2019 a Fabriano, dove sono stati Esatto. coinvolti tre artisti. Elena, non so se vuoi parlarne tu, visto che è Sì, un sì, progetto di sì, sì. parte anche. Esatto, è fondamentalmente una serie di tre laboratori in cui erano coinvolti, diciamo, tre street artist, quindi oltre a Pau c'erano anche Espi e i Guerriglia Spam. Ognuno di loro, diciamo, ha affrontato un tema diverso. Per esempio, Espi ha, diciamo, incentrato tutto sul tema della lotta allo spreco, mentre i Guerriglia Spam hanno raccontato un po' la storia della nascita della carta, insomma, proprio attraverso i periodi storici, per lanciare un messaggio, ovviamente sempre, come dire, di stare attenti all'ambiente, appunto di non sprecare la carta, che è assolutamente un bene prezioso, insomma, che viene prodotto con gli alberi e quant'altro. La cosa bella, secondo me, è che appunto hanno lavorato con persone un po' di tutte le età. Magari nel frattempo possiamo vedere il video e Pao ci racconta un po' più nello specifico su che cosa era incentrato appunto il suo laboratorio e il poster finale, insomma, che ne è uscito. Datemi solo il tempo di aprirlo, che lo faccio subito. Tu inizia pure a Sì, nel chiacchierare. caso abbiamo realizzato un workshop in diversi appuntamenti, sono stati uno anche con ragazzi diversamente abili, invece poi un altro aperto a tutti quanti, in cui partecipavano da bambini di 6 anni a anche una nonna di 70 e passa. Sostanzialmente è un po' di tempo che cerco di realizzare dei workshop aperti a tutti. Utilizzando come tecnica spesso lo stencil, perché permette a tutti quanti di cimentarsi con la creatività e ottenere dei risultati qualitativamente interessanti. Perché spesso e volentieri capita che uno che non ha mai dipinto non sa, cioè è difficile iniziare, riuscire ad arrivare alla fine con un lavoro che lo soddisfi. Lo stencil fa vedere come anche chi si cimenta per la prima volta può ottenere un risultato che gli piace.
Devo dire che l'entusiasmo che suscita questo tipo di workshop è incredibile, no? Nel senso, tutti sono contenti, riescono a ottenere dei poster. Ecco, la signora lì, vedete, a un certo punto non voleva più smettere, ha cominciato a fare poster su poster da regalare al nipote, eccetera. Poi al tempo ho realizzato, visto che comunque tutto il festival era sulla carta, quindi abbiamo realizzato sia i workshop su poster, diciamo, poi io ho fatto questo attacchinaggio con dei poster che avevo realizzato in qualche modo e poi sono andato a dipingere sopra. Tutte queste qua sono citazioni di opere, cioè opere che io ho fatto e poi io ho trasformato in poster e ogni tanto ho attacchinato in giro, no? Un po' prendendo in giro le pubblicità. E il tema era appunto di non fidarsi della pubblicità, o sbaglio? Sì, sì, esatto. E poi appunto questo strano mix tra la street art dialoga da sempre, sempre in contrasto e dialogo con la pubblicità, no? Nel senso, la pubblicità prende spunto dalla street art, dai graffiti, dall'art underground, e così la street art riprende il linguaggio pubblicitario, lo rimastica per dire magari altre cose. Ah, qui stiamo vedendo anche i laboratori che hanno fatto anche gli altri street art, c'è cioè un mix, il primo video era solo sul tuo, ok. Alla fine avevate creato 3 poster fondamentalmente, sì. Se non sbaglio, uno ciascuno. Devo dire che è stata una bella esperienza, appunto questa qua dei workshop, prima che diventasse impossibile per la pandemia, è un'attività che abbiamo svolto parecchio. Recentemente siamo riusciti a farla a Milano con il Festival Mani, Milano Arte Natura Inclusione, in cui sono stati invitati alcuni artisti, tra cui finora Gio Pistone, che ha realizzato un muro, Luca Maleonte. E più avanti verranno invitati altri artisti per realizzare dei grossi muri a Milano e vicino a questi muri ho fatto degli interventi di arte partecipata con i ragazzi dei CAG, dei Centri Aggregazione Giovanile, in cui siamo andati a dipingere gli arredi urbani della zona che frequentavano, quindi abbiamo selezionato le cabine dell'Enel, gli armadietti elettrici, e quindi prima abbiamo fatto un po' il progetto e poi divisi in squadre dei CAG, poi siamo riusciti ad andare a dipingerli. Tanto per dipingere mascherine, guanti... Ci sono le foto Mani Palmanova. Ah, scusate, ve le attivo subito. Allora, guardate. Che tra l'altro questa delle centraline era ben prima del progetto delle centraline a Milano, erano uno dei tuoi diciamo arredi urbani preferiti, sì, oltre ovviamente i panettoni, però sì, esatto, erano perché insomma erano congeniali alla realizzazione dei tuoi personaggi. Sì, a me piace l'idea sempre di intervenire con piccoli interventi che spuntano. Sono questi, giusto? No? Questi qua sono stati realizzati tutti in partecipata, quindi coinvolgendo i ragazzi e facendo dipingere loro, sostanzialmente, quindi utilizzando gli stencil che permettono di avere forme precise. Qua vedete la squadra, infatti. Insomma, tutti mascherati. Ecco, abbiamo fatto vari interventi. Questo ha pregi e difetti, nel senso che ovviamente non hanno l'imponenza di un grande murales di 2-3 piani, no? Però è vero che creano una sorta di tessuto urbano in cui girando per la zona uno possa scoprire tanti piccoli angoli. I ragazzi imparano intanto la progettazione, che poi invece in zona Bergamo abbiamo fatto i 22 tarocchi. Quindi sono le due aree in cui abbiamo fatto. Sostanzialmente appunto i ragazzi imparano ad apprezzare il loro quartiere, a conoscerlo, imparano un minimo di progettazione che non... c'è un intervento creativo, comunque perché sia valido, ha bisogno di una lunga progettazione, cioè non puoi improvvisare da zero un progetto, un'idea. Quindi, secondo me, l'aspetto formativo c'è ed è molto interessante. Tanto che, appunto, gli educatori mi hanno detto guarda, questo corso è uno dei migliori che abbiamo fatto e i ragazzi non erano obbligati a frequentare, era un'attività volontaria. E tutti quanti hanno continuato a venire, a tornare, anzi... a fermarsi anche oltre l'orario stabilito, insomma. Insomma, si erano entusiasmati. Sì, sì, c'è entusiasmo, no? L'idea di trasformare un po' il proprio quartiere, di
partecipare alla realizzazione dello spazio pubblico. E poi, ma infatti una delle caratteristiche che io apprezzo di più della street art è quella proprio di essere mimetica nel contesto di tanti elementi che interferiscono nel cammino quotidiano del passante, quindi riuscendo ad inserire, se fosse questo anche un altro degli aspetti in cui tu riesci meglio a fare il tuo lavoro, sei riuscito meglio a portare avanti il tuo lavoro, perché ricordo anche quel progetto dei delfini utilizzando le pinne di Via Dante, cioè sempre il fatto di riuscire a intersecarsi con quello che è l'arredo urbano, mimetizzandosi ma nello stesso tempo portando avanti dei contenuti e degli aspetti giocosi del tuo lavoro. Diciamo che essendo cambiato molto il contesto, è difficile ora reinterpretare questo discorso, cioè se 10, 15, 20 anni fa era una novità assoluta e anzi la street art era vista soprattutto come vandalismo e quindi creare qualcosa di bello, creava un cortocircuito che era l'aspetto più interessante, più artistico di tutto l'evento, no? Adesso che di colpo abbiamo i permessi, siamo riconosciuti, nessuno si stupisce più, e anzi quando mi dipingo per strada non mi chiedono se ho permesso, ma lo danno quasi per scontato, no? Nel senso, quindi è cambiato veramente il contesto. Sì, è vero. Questo va reinterpretata secondo me la street art, il discorso della partecipazione, della condivisione, di un'azione partecipata è in quest'ottica, ritrovare un senso nell'agire, perché l'agire fine a se stesso trova il tempo che trova, no? E in questo modo appunto la partecipazione dei ragazzi è come ho reinventato un'attività che faccio da tanto tempo. E poi anche ritrovare un legame con la comunità, con il quartiere, cioè ritornare a riappropriarsi dello spazio, dei luoghi in comunione con gli abitanti, con quelli che poi ne fruiscono, con quelli che vivono in realtà il quartiere stesso, e quindi il fatto anche che partecipino a questa azione permette di farli sentire più parte del progetto stesso e del tuo lavoro, senza che sia invece come un astronauta che viene catapultato nel territorio. Sì, infatti, successi, cioè, non a me, nel senso, io cerco sempre di dialogare con la comunità prima di tutto, però può capitare in alcuni interventi di street art che sono stati calati dall'alto, non sono stati discussi prima con gli fruitori, diciamo, della zona, non sempre sono stati approvati, anche se perché magari non capiti, perché magari decisi a un livello diverso e gli abitanti hanno detto sì, ok, può essere anche bello, ma non mi rispecchio. Ecco, quindi questo qua, il dialogo con la comunità è fondamentale. E a questo punto vorrei che anticipare, insomma, parlare un pochino del progetto che abbiamo fatto assieme a Parma, Parma Street View, perché anche in quel caso abbiamo coinvolto gli studenti del liceo artistico Paolo Toschi, che era proprio di fronte al luogo che siamo andati, su cui siamo intervenuti. Ci sono state due azioni a distanza di un paio di anni. E nel secondo intervento, infatti, sono stati coinvolti gli studenti e alcuni artisti locali a realizzare all'interno di uno spazio che era quello che era stato inizialmente assegnato al lavoro di Pao, a realizzare dei propri lavori anche di writing, proprio perché questo ha incontrato la disponibilità di Paolo a lasciare che l'espressione comunque locale degli artisti locali, dei giovani writers locali, si appropriasse di quello spazio in sinergia con il suo lavoro. Forse sì, questa. C'era la cartella, esatto. Questo okay. Vediamo infatti l'intervento su questo muro che era stato, insomma, inizialmente assegnato tutto a Paolo, e poi adesso sono rimasti due muri sul fronte e sul retro, ancora con il lavoro di Pao, mentre invece le campiture laterali, cioè se centrali, sono state realizzate da questi ragazzi, i writers locali, ecco, che hanno fatto lavori
perché questo muro effettivamente inizialmente l'avevo dipinto tutto, però essendo molto vissuto, diciamo, essendo ad altezza persona sul lungo Parma, ed essendo, cioè, è perfetto per essere un muro da dipingere in continuazione, un Esatto. muro di muro Ecco, libero. questo è il lavoro rimasto di Pao, di questo pettirosso comunque che è stato in qualche modo inglobato dagli rifiuti plastici. Ecco. Ah, esatto. Ecco, uno scarto di una lattina è diventato il collare di questo pettirosso, ormai conviviamo, era infatti intitolato il terzo paesaggio, se non ricordo male, proprio perché c'era questa compresenza tra la natura che cerca di riappropriarsi del territorio anche urbano e ovviamente l'artificio, l'artificiale che è intacca. E quindi era stato fatto inizialmente il lavoro, poi insomma sono stati coinvolti anche i ragazzi locali che in qualche modo hanno contribuito, hanno dato il contributo su un muro dove. Già, infatti, qui vedete anche appunto la firma con Toschi Street Squad. Sì. Sì, anche perché penso che finché i muri continuano a essere dipinti e ridipinti, strati su strati, vuol dire che è una forma d'arte viva, diciamo. Nel momento in cui si cristallizza in un muro che non viene più cambiato, vuol dire che, cioè, non è più attuale, è storicizzato e perde un po' quella carica di energia che ancora spero porti avanti per un bel po', insomma. Certo. Non so se nel frattempo ci sono domande da parte del pubblico, noi lasciamo aperto la possibilità di chiedere qualcosa a Pao che è tra noi e quindi per i curiosi ci Esatto, sono le siamo. domande più varie. Nel frattempo, insomma, visto che la pandemia, volevo fare una domanda a Pao invece in generale, la pandemia avrà anche costretto un po' chi va in giro a dipingere in strada a rimanere a casa o no? Cosa Beh, dici? sì, sicuramente, diciamo, soprattutto la prima ha bloccato tutto quanto, di colpo ci siamo trovati chiusi in casa, senza più, cioè senza Anche se avere purtroppo qualche c'è stato un intervento non inaspettato su uno dei muri del nostro percorso MAUA, cioè sul muro della Sarita. Via Esatto. Pontano. Ah, sì, è vero, quel muro bellissimo si è visto in una cava Covid, insomma, era meglio l'originale, decisamente. Sì. Allora Diciamo anche che tu sono sei. approfittato, Non magari. siamo solo noi di parte, allora. Ecco, infatti, no, No, dai, nonostante siamo l'originale. aperti al rinnovamento, però ci sono determinate opere che assurgono a diventare significative per la storia del quartiere stesso, quindi. Ma sì, diciamo poi, cioè, sono dell'idea che la street art ha un suo periodo di vissuto, cioè dopo 10 anni, 15 anni al massimo, un murales sbiadisce per forza di cose. Quindi a quel punto, anche se un muro magari a cui si è affezionati, ci si trova costretti a cancellarlo, andarci sopra. Cioè, è successo con muri storici a Leoncavallo, c'era un muro di Sharp, uno dei primissimi graffitari, che ha resistito forse quasi 20 anni. Poi a un certo punto anche quello ha dovuto cedere il passo, insomma. Certo, ma perché è giusto, è la storia dell'evoluzione anche di quelli che sono i lavori pensati per lo spazio pubblico. Quindi sì, lo spazio pubblico si evolve, cambia, come cambiano gli arredi urbani, come cambia anche l'aspetto e la configurazione di una città, così cambiano anche le decorazioni, murales, eccetera. Ecco, ci ha La ricordato decorazione, allora, per te. Sì, ne abbiamo parlato più volte, sì. proprio. Me la ricordavo più piccola la mazza, ma non No, importa. no, veramente così, veramente arrogante questa mazza. Importantissima, veramente. Va bene, dai, io voglio fare una delle regole fondamentali della strada, no? Si dice di rispettare il lavoro degli altri, dei monumenti, queste cose. Ora,
per tutti gli spazi, sicuramente c'era uno spazio dove questa mazza avrebbe avuto lo stesso significato. Non è che andare lì hai solo rovinato un lavoro che... Hai ragione, c'è stata un'arroganza di proporre il tuo messaggio, che è anche giusto, ma su uno spazio dove non, in uno spazio che non era quello adatto, non era il contesto adatto. Eh sì, cioè la stessa mazza avrebbe funzionato sul muro a fianco, magari, cioè avrebbe funzionato uguale, no? Per quello che doveva dire. Invece così tutta l'attenzione va su quello che c'era sotto. No, infatti. Esatto. Per finire, per chiudere, io vorrei far vedere quel lavoro di Catania di Pao, che appunto avevo anticipato all'inizio questa ricerca sulla prospettiva, sull'anamorfosi e quindi... Maiori, è questo? Maiori sono le panchine, se vuoi farle vedere, è un altro progetto di arredo urbano che è stato fatto in un piccolo comune vicino ad Amalfi, se non ricordo male. Sì, sulla costiera amalfitana. È stato quello interessante perché era un festival in cui sono stato invitato io ed altri a dipingere le panchine. E, la costiera amalfitana è famosa per i limoni, quindi io ho realizzato queste tre panchine a tema. Quando gli ho detto, ma facciamo anche l'anguria, mi ha detto, cosa? Sei pazzo? è piaciuta molto, anche perché c'era un po' il gioco, sai, così almeno quando si diceva, vado a limonare sulla panchina, no? Nel senso, Madonna, che bei tempi, ragazzi! Adesso non si limona più. Non si limona, esatto. E quindi ecco, quello che dicevo di capire quello che è la comunità e interpretarla secondo i propri stilemi, però fare qualcosa che la comunità capisce, approva e apprezza. Oh, scusate, era partito un... Quindi sì, devo dire che è un lavoro semplice, però simpatico, insomma, è piaciuto. E poi, infatti, hanno fatto il carnevale di Maiori, che è famoso nella zona, eccetera. Mi hanno chiesto di fargli anche il logo a tema Sicilia. Ah! Quindi hai lasciato un segno, il tuo lavoro... Sì. Quando ecco. Ci sentiamo, così dico, ma quando è che torni? Magari, ora non si può, insomma. Esatto. E okay, poi invece quindi... Catania. Catania, trovato, Un trovato. Lavoro fatto l'anno scorso, è stato fatto con l'azienda Trasporti Catanese, un lavoro molto difficile, nel senso perché sulla pavimentazione della stazione, non sapevo neanche ci fosse la metropolitana a Catania, ma a quanto pare c'è. Sì. Quindi abbastanza grande, abbiamo dovuto utilizzare delle vernici bicomponenti, quindi comunque con delle difficoltà tecniche, e l'idea è stato questo maremotum, si vede questa sorta di vortice che è un po' inquietante, però un po' comunque interessante. E quindi è stato un bel lavoro in cui io e Laura abbiamo lavorato una settimana sudando come dei pazzi, è stato faticosissimo, devo dire. Però... insomma, ho visto che poi a Catania ha avuto un suo riscontro, insomma, è piaciuto. Sicuramente è difficile dipingere sul pavimento. Molto. Quindi è calpestabile? Sì, sì. Perché adesso sembra che ci sia un vetro, non... È il riflesso della luce, della luce. Ah! Quindi, insomma, sì, è percorribile. Sì, è un'opera vivibile, diciamo, come... Ci si casca dentro, insomma. Sì, cioè arrivi, hai questa visione così, poi ci cammini, invece ti storto, no? Nel senso, quindi è sempre un po' l'idea del trasformare lo spazio urbano, questa è sempre stata un po' la chiave che mi sono immaginato di utilizzare. Cioè lo spazio urbano non solo come non solo le superfici come una tela, un dipinto, ma proprio come fosse avvolgente, quindi la realtà stessa che si trasforma. Quindi... l'arredo urbano possono diventare personaggi, un pavimento si può trasformare in un buco, in un pezzo di mare, questa idea della realtà un po' magica, un po' simpatica. Infatti, che può aumentata in qualche caso, insomma. Sì, infatti il discorso della realtà aumentata sicuramente è una chiave molto interessante che probabilmente nel futuro prenderà piede, cioè...
Tu non hai mai pensato di rendere, di aumentare i tuoi lavori, a parte il, ovviamente il discorso che è stato fatto nel percorso del MAUA? E, da adesso in poi ti è mai venuto un così la, allora, perché magari sono adatti i tuoi lavori, li ritengo particolarmente adatti queste sperimentazioni, ad esempio anche dell'ultimo di Catania. Allora sicuramente cioè, sono interessato perché è lo trovo appunto pieno di potenzialità il discorso, chiaramente essendo un medium molto diverso non posso mettermici io a farlo, cioè, no certo, trovare una qualcuno che è esperto di quel settore di realtà aumentata, di grafica 3D, per dire, perché comunque c'è un lavoro proprio di reinterpretazione, no? Nel senso, nel caso lì del muro che abbiamo visto prima, il designer ha preso il soggetto e l'ha reinterpretato a modo suo, ovviamente. Non certo, certo. No, nel senso di essere tu più, diciamo, più protagonista del contenuto, però ovviamente facendoti aiutare da quelli che sono i tecnici che realizzano come BIPART, ecco, che può rendere aumentato un tuo lavoro, ecco, anche partendo sì, proprio da un tuo progetto. Sicuramente può essere una prospettiva anche per tanti lavori di artisti nel futuro. Ecco, se non ci sono domande del pubblico, io lascerei la parola a Kiki. Non sto vedendo se ci sono domande, ma devo dirvi che io continuo sempre ad avere dei problemi tecnologici ed è molto divertente parlarne qui, i miei problemi tecnologici, ma sono una persona sincera. Nel bello della diretta, come sempre. No, trovavo, se posso, giusto per attaccarmi ancora all'ultimo lavoro e anche un po' alla trasformazione, no? Il lavoro adesso sui pavimenti e sui tetti, oramai ci stiamo lanciando, no? È diventata una cosa che... E allora, negli ultimi anni, beh, vuoi complici anche i droni, direi, perché comunque, insomma, fino a qualche anno fa, sì, facevi anche un pezzo su un tetto, poi anche come testimonianza poteva essere complicato fotografarla, no? Però se ci pensi, questo è un po'... Io la trovo una cosa molto divertente, perché è una sorta di passaggio in qualche modo e cambiamento, no? Anche della street art, quasi un po' da dire ok, dalle superfici verticali, esatto, a quelle orizzontali. Sì, ma la cosa secondo me è più ancora giocosa e anche più divertente è sempre secondo me quando si riesce a mantenere il punto, no, del gioco della street art, è un po' anche... riappropriamoci di tutto l'arredo urbano, quindi se finora, come dire, eravamo stati sulle pareti e le paline e vari altri posti, bene, ma abbiamo scoperto che abbiamo anche tutti i pavimenti e tutti i tetti, il che in realtà potrebbe farci giocare ancora a lungo, no? Come la vedi? Cioè, sì, anche dal punto di vista di dipingere, te lo chiedo, nel senso che comunque un conto è fare un tetto o un pavimento, e quindi in realtà te lo dicevo, cioè era più una domanda così, una mia curiosità personale, dal punto di vista anche della realizzazione, perché anche nello studio della bozza, no? Cambia, mi immagino. No, cambia moltissimo, ma è un lavoro molto diverso, nel senso ci vuole tanta progettazione, ha delle difficoltà tecniche notevoli, perché solo dipingere deve restare lì su, ma ci devi camminare sopra, deve essere lavabile, addirittura non ci puoi scivolare sopra, cioè se si bagna deve avere una certa ruvidità in maniera che non scivoli, no? Cioè è un lavoro in cui... è necessario anche l'approccio di altre professionalità, un architetto, magari un ingegnere che ti firma la... Certo. Sostanzialmente, quindi la street art si è trasformata veramente tanto, nel senso che da forma d'arte di protesta, di riappropriazione degli spazi, adesso invece si dialoga con le istituzioni, cioè per fare una pavimentazione... hai bisogno di un sacco di permessi, di chiudere l'area, certo, per un certo
periodo, insomma, è tutto un altro tipo di approccio. Quindi non so neanche se chiamarla street art in realtà. Cioè, più è arte pubblica, esatto. Secondo me, vabbè, dipende, nel senso che ci sono dei casi, esatto, come dici te, magari i tetti, abbiamo artisti, no, che hanno fatto i tetti, esatto, i tetti è un po' diverso, nel senso che credo che alcuni siano fatti su progetti, altri forse un po' meno, no, nel senso di un po' più estemporanei, però io la trovo, come dire, una zona, un'area molto esplorabile e molto divertente, e mi viene anche da pensarla poi dal punto di vista anche in realtà aumentata, nel senso che a quel punto che già stiamo arrivando a una documentazione in cui già la stiamo facendo coi droni in qualche modo, il discorso della realtà aumentata si presta tantissimo. Io ripeto, lo vedo sempre in maniera, diciamo, giocosa, però in realtà secondo me le declinazioni poi possono essere tantissime, quindi dalla giocosa o meno. Sicuramente una delle cose, lo dico sempre, che a me è piaciuta molto con l'esperienza a Torino della realtà aumentata è stata proprio questa, sono spuntate, no, il doppio delle opere che erano presenti in città, perché comunque ogni opera, no, aumentata è stata reinterpretata, come dici te, da un digitale. Ed è stato molto interessante vedere dal punto di vista digitale di come si aumentano le opere, no? Io quando li sentivo parlare, per esempio, alcuni ragazzi ci sono rimasta di sasso, perché essendo abituata agli street artist, e quindi già mi immaginavo le loro idee, no? Che sono, no, però sto muro è fatto così, no, quello gira così, aspetta, però lì devo mettere quel colore che è la luce. Invece quando sentivi parlare loro era proprio diverso il presupposto da dove, no, quell'oggetto si può muovere così, quello in 3D va, no, quello no, quindi no, quindi i punti di vista diversi possono essere arricchenti o solo una sfida, Pao? No, lo dico perché in alcuni casi sono stati arricchenti, in altre volte magari sono stati... Com'è il tuo punto di vista al riguardo? Allora, sono sicuramente una sfida, nel senso che non facile da vincere, perché bisogna reinterpretare completamente, cioè dipingere una pavimentazione a un punto di vista che è inconsueto, sostanzialmente, cioè un'opera che... solo tramite la tecnologia, tramite un drone, riesce a vederne la sua completezza. Esatto. Quindi, appunto, per questo è molto complicato, e sono ancora pochi, secondo me, i lavori su asfalto. Cioè, ora, i tetti sono un discorso magari diverso. Sì. L'asfalto è ancora difficile trovare dei lavori molto, cioè, riusciti alla... che diventano iconici, no? Sostanzialmente. Perché poi, appunto, proprio per le difficoltà tecniche, di fruizioni, eccetera. Adesso a Milano ci sono tanti esperimenti, che sono stati quelli delle piazze aperte e delle colorazioni delle pavimentazioni. Credo che abbia finito ieri Camilla Falsini di fare piazza Loreto. Quindi sicuramente si sta lavorando. Tanto da fare, da imparare. È impegnativo e soprattutto anche richiedono una fruizione diversa, perché devi avere più una visione globale, non del singolo elemento, perché attraversandolo e non vedendolo in prospettiva cambia, appunto. E infatti anche tu stesso, quando hai studiato un lavoro come quello di Catania piuttosto che quello di altri che ho visto insomma a terra, devi dare allo spettatore il punto di vista esatto in cui percorrere, in cui a iniziare il percorso, perché altrimenti non è comprensibile l'opera a un primo sguardo, ecco, quindi rischia forse di passare inosservata, mentre invece la caratteristica principale della street art è sempre stata quella di attrarre subito l'attenzione, anche senza darti codici di interpretazione, di instaurare subito questo dialogo diretto, ecco. Sì, infatti, quindi è ancora presto, secondo me, per tirare delle conclusioni. Diciamo che le sperimentazioni, i progetti stanno apparendo sempre. Vedo sempre di più, ci sono questo discorso della colorazione delle pavimentazioni,
però trarremo le conclusioni tra un paio tra un d'anni, po', dici, me. Tra un po'. Sì. No, no, ero curiosa perché appunto come te sta succedendo adesso e quindi sicuramente non è un argomento che a me piacerebbe farli, se mi capitasse al bando di concorso avevo partecipato, purtroppo sono arrivato secondo. Cioè, non sei... Allora facciamo un appello a Paolo che ha un bel progettino pronto per una piazza, chi vuole metterlo alla prova. Hai visto che assist ti abbiamo fatto? Inizia a programmarla. Bene, allora che ne dite, ragazze? Facciamo uno scambio di auguri. Allora, raccomandiamo, diamo qualche compito al nostro pubblico per le vacanze. Allora, prima della preparazione finale, perché io qua ci siamo preparate. Esatto. Un attimo, che qui. Attenzione. Voilà! Non ho il cappello, ma ho le vicine natalizie. Aspetta, ci siamo. Beh, prima di tutto, allora, grazie Chiara e Pao che avete partecipato. Adesso, se, come dire, continuate con noi a fare il momento un po' stupidity, che nel mio caso sarà... le luci, abbiamo cappellini, lucine, ci manca grazie. Solo il panettone, ma uno di quelli di Pao. Allora, praticamente io e i miei soliti, come dire, eccomi qua. Allora, ragazze e ragazzi, che cosa succede? Manca pochissimo a Natale, abbiamo detto che probabilmente sarà un Natale, come dire, molto più casalingo del solito, mettiamola così, dai, non sappiamo in quanti saremo, non saremo, che cosa faremo per giorni e giorni, ma noi, come sempre, abbiamo una soluzione da darvi, e la soluzione che noi proponiamo per rendere felici grandi e piccini è, come sempre, quella di affidarsi ai muri, ai colori. Se tu non puoi andare per strada dai muri, i muri vengono a casa. Esatto. Allora, questo ci tengo perché poi ci perdiamo sempre. Allora, è disponibile e potete scrivere a me, Claudia Chichi, ma anche a Tritta Turino, perché abbiamo ancora delle copie del catalogo, e come avete ben visto sia oggi nella chiacchierata, insomma, con Pao sulla realtà aumentata, sia anche l'altra volta che abbiamo parlato dell'importanza del cartaceo, vi ricordiamo che tutto questo fantastico catalogo che è un po' qua, lo stiamo mostrando così. Anche quello di Milano è disponibile, certo. O è fuori? Sì, per quello di Milano potete scrivere a Omar o a Bart. Sì. Eccolo. Insomma, delle copie. Questo può essere, in sostituzione al mercante in fiera o pre o dopo mercante in fiera, una bellissima attività da fare con i vostri bambini e, perché no, anche gli adulti, che tramite... Sì. Con l'applicazione e il telefonino potete guardarvi tutte le animazioni delle pareti, leggete un po' di storia delle operette con le mie parole di fianco, e soprattutto, ovviamente, facendo un acquisto del genere, andate a sostenere le piccole realtà e i piccoli progetti culturali come siamo noi, perché esatto. Ognuno di noi nel nostro piccolo cerca di, come dire, portare un po' di bellezza in questo mondo come può, come riesce, nel miglior modo possibile, e quindi abbiamo ancora a disposizione dei cataloghi. Io vi direi affrettatevi, perché fino a Natale, se non ci bloccano le consegne, soprattutto su Torino, sono gratuite, però qui non si sa, come dire, fino a quando si potrà girare, quindi stringiamo i tempi. No, davvero, chi è interessato può scrivere tranquillamente a strittarttorino @gmail.com o a Maua, ovviamente, però diciamo su Torino accorciamo i tempi, o a me Claudia Chichi, e quindi potrebbe essere un bel regalino, insomma, da fare e aiutare un bel progettino. Ecco, questo è quanto, l'ho detto. Bene,
Allora, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Ringraziamo Paolo per Salutiamo anche Angelo essere Barile che mi presente. segue sempre, che ci saluta anche lui. Salutiamo Angelo Barile. Ciao Salutiamo Angelo! Angelo, infatti è vero Angelo. che è. Ciao Angelo, Grande. che è vero, ci segue sempre assiduamente. E raccomandiamo per chi si è perso il muro di Paolo, è possibile vederlo in Viale Jenner, quartiere Niguarda. Trovate poi l'indirizzo preciso anche nel sito MAU, assieme Infatti. alla indicazione di tutti i muri visitabili. Grazie ancora Paolo, Grazie, ragazzi, ciao. auguri, buon Natale a Auguri. tutti gli spettatori del Street Art Corner e vi rinnoviamo l'appuntamento per dopo le vacanze di Natale. Esatto, perché esatto, finché stiamo in casa noi vorremmo continuare a tenervi compagnia e quindi abbiamo già dei progettini su Ma gennaio. anche solo se dobbiamo stare al calduccio, dai, senza pensare Salutiamo Sì, Simona vabbè, dai, Cattaneo. gennaio farà freddino, suppongo, quindi insomma, poi ormai ci abbiamo preso gusto, voglio Esatto. dire. Bene, ciao Grazie mille, ragazzi, Paolo, davvero, ciao a grazie a tutti tutti. che ci hanno A seguito. presto. Buona Grazie. serata e Auguri. auguri. Ciao Ciao, Paolo, ciao. Ciao, Ciao ciao. Elena, ciao Chiara. Ciao. Ciao, ciao, ciao.